Salve ragazzi, volevo fare una protesta. Sì, sono almeno 2 mesi che non faccio più nulla. Cioè, vengo qui alle 5 di mattina, fino alle 11 e mezza di sera, pulisco e basta. Non squilla il telefono, non viene nessuno. Ho l'agenda praticamente vuota, guardate. Scusa, la mia segretaria, togliti. Non mi fai lavorare così. Qui ho tutto vuoto. Tutto vuoto. Se continuate questo passo, sarò costretta a chiudere. Oppure fare altro, non so, forse mi darò alla pittura. Comunque, io aspetto, fiducioso. Ciao Fabri. Ciao. Senti, devo prendere un appuntamento. Per quando? 10 febbraio. 10 febbraio, per cosa? Bagno taglio. Ah, ok, 10 febbraio, aspetta che guardo un attimo. 10 febbraio... No, so pieno. Se no, un altro giorno. 11. No, so pieno. 12. No, so pieno. Come facciamo? Non lo so, c'ho il mese prossimo. Vabbè. Forse marzo. 16 marzo? No, so pieno, vogliamo fare il 17? Vabbè, 17. Ma sto guardando bene che pure il 17 è tutto pieno. Mamma, non lo so. Facciamo il 18. Vado a vedere il 18. Ok. Allora segno, eh. A che ora? Alle 10. Alle 10. Lo segno allora, eh. Sì. Fammi un po' vedere come sta messo col pelo. Segno un po' qua. Oh! Ma eccole! Ma è tutto un nodo, eh. Lo pettino tutti i giorni, eh! Come lo pettino tutti i giorni? Lo pettino tutti i giorni! Come fai a pettinarlo tutti i giorni? È tutto un nodo. Scusa, ma con che cosa lo pettini? Aspetta, ti faccio vedere. Ma è tutto un nodo, eh! Tutto un nodo. Ma scusa, con questi. Ma questo, scusa, questi, che cosa ci fai? Mi faccio i baffi. Con cosa? Mi faccio i baffi. Baffi con questo, una donna. Senti, ecco sì, questo. Fammi vedere come lo fai. Tatta, 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 alzati, tatta. Ma no, tatta. Ma devi usare prodotti più professionali, devi usare dei prodotti che sono veramente all'avanguardia. Tipo? Allora ti faccio vedere il mio prodotto, che è questo. Questo l'ho inventato io. Fai così, vedi, pettinando viene via tutto il nodo. Si usa così. E così praticamente il nodo va via. No, con questo. Ma no, quella non va bene. La parte è troppo grande. Invece questa va bene, proprio il suo. Guarda, prova. Lo posso? Come ti trovi? Funziona. Vedi? Anche qui. Vedi, perfetto, no? Funziona. Quindi. Che bello. Ma i consigli del maestro sono sempre i consigli del maestro. Sì, giusto. Mi devi chiedere altro? Sì, sai che il mio cane quando camminiamo per strada abbaia tutti i cani. Come abbaia tutti i cani? Abbaia tutti i cani e poi piscia dappertutto. Oh, ci penso io, guarda, qua ti faccio vedere cosa devi fare. Cosa devo fare? Sì, allora, prendendo il cane al guinzaglio, allora faremo vedere alla signorina come si fa. Perché è importante. Allora, tutto il guinzaglio deve essere portato a sinistra. Ok. Si deve sbrullare perché lui deve stare a suo agio. Quindi così. Mentre camminate, se lui fa un cattivello, il colpo di gamba è fondamentale. Quindi nel camminare lo metti al tuo fianco, cammini uno, due, e lui sta fermo, vedi? Ho capito, fammi provare. Guarda, prova anche tu. Prova. There we go, that's good. Allora, sempre a sinistra, giusto? Sì, cane a sinistra. Cane a sinistra. Questo è un metodo americano, famosissimo. Faccio così. Ecco. Prova. Funziona, funziona. Lo trovi meglio? Sta meglio, vero? Amore, dai. Cammina, cammina. Non c'è niente da fare. I metodi sono sempre i migliori, quelli del maestro. Quindi buona giornata e ci vediamo
Abbiamo detto marzo, non so. Ciao.